Noi siamo convinti che la strategia sia quella di creare un'area moderata e popolare che tenga la estrema destra, quella che ritiene che dobbiamo uscire fuori dall'Europa e che dobbiamo uscire fuori dall'euro, da un'altra parte. Un po' come sta succedendo nelle Marche. Nelle Marche il nostro candidato presidente è riuscito ad unire, e noi abbiamo fatto insieme a lui esattamente questa lista. Area popolare, una lista civica che ha la sua impronta, e cioè Marche 2020, è riuscito ad unire altre liste civiche e anche Forza Italia. Alla nostra destra c'è Salvini e quindi l'estrema destra. Questo modello, il modello delle Marche, a mio avviso è un modello che dimostrerà proprio nelle Marche che c'è spazio elettorale per costituire questo grande pilastro moderato. Dopodiché, siccome c'è il ballottaggio, un polo moderato di questo genere potrà chiedere, ma non a un partito, a tutti gli elettori, il consenso per vincere rispetto alla sinistra.